Alcuni considerano il Codex Gigas come una sorta di compendio del sapere umano dell'epoca, raccogliendo conoscenze teologiche, scientifiche, mediche e storiche. Questo ha portato a varie speculazioni sul motivo per cui l'autore Hermann il Recluso avrebbe deciso di scrivere un libro di tali dimensioni, e se avesse avuto accesso a queste conoscenze in modo diverso rispetto alla tradizione cristiana. Una delle caratteristiche più sorprendenti del Codex Gigas è la sua illustrazione centrale, comunemente conosciuta come «ritratto del diavolo». Questo dipinto rappresenta un'immagine del diavolo a grandezza naturale, che compone metà della pagina. L'immagine è circondata da una cornice decorata e alcune frasi misteriose. Questo dipinto è diventato uno dei simboli più iconici del Codex Gigas e ha alimentato ancora di più il suo mistero. Le origini e la provenienza del Codex Gigas sono state oggetto di dibattito tra gli studiosi. Molti ipotizzano che il manoscritto sia stato scritto nella Repubblica Ceca, dove è stato ritrovato, ma alcuni suggeriscono che possa essere stato scritto anche in Germania o in un altro luogo dell'Europa centrale. La mancanza di informazioni precise sulla sua provenienza rende ancora più affascinanti le sue origini. Alcuni degli studiosi che hanno studiato il Codex Gigas hanno notato che il libro sembra essere scritto da una sola mano, nonostante la sua lunghezza e complessità. Questo solleva domande sulle capacità individuali dell'autore e sulla possibilità che abbia avuto assistenza soprannaturale nel completare un compito così titanico. Oltre al suo contenuto e alle sue caratteristiche fisiche, il Codex Gigas è stato oggetto di diverse indagini scientifiche per scoprire i suoi segreti nascosti. Ad esempio, sono state condotte analisi per determinare l'origine degli ingredienti utilizzati per le illustrazioni e come sono state realizzate. Queste indagini hanno portato a scoperte interessanti sul processo di produzione del manoscritto medievale. Il Codex Gigas è uno dei manoscritti medievali più enigmatici e affascinanti del passato. Si stima che per completarlo ci siano voluti tra i 20 e 30 anni. Le sue dimensioni impressionanti, la sua storia leggendaria e il suo contenuto vario e intrigante ne fanno un oggetto di grande interesse per gli studiosi e il grande pubblico. L'origine e la provenienza del manoscritto, così come i dettagli sul suo processo di scrittura, continuano a essere oggetto di dibattito e mistero, contribuendo alla sua aura di fascino e misticismo. Sulla sua origine, ma è indubbiamente degno di nota il suo contenuto. In aggiunta alla Bibbia, troviamo l'etimologia di Isidoro di Siviglia, alcuni testi storici di Giuseppe Flavio, una storia sulla Boemia, ma anche alcune formule magiche, un calendario con nomi di santi e l'elenco dei monaci del monastero. La pagina più famosa dell'opera è la 290. Essa contiene un'immagine del diavolo a tutta pagina, raffigurato mezzo uomo e mezzo animale, con corna, una lingua biforcuta e piedi con artigli. Da questa immagine deriva il nome Bibbia del Diavolo. Tuttavia, bisogna togliere un po' di mistero alla storia. Secondo gli ultimi studi, la parola inclusus, che più volte si trova nel testo, non significa essere murati vivi, come si credeva in passato, bensì scelta di reclusione. Quindi, è probabile che il frate abbia scelto di murarsi vivo per liberarsi dei propri peccati e mettere su carta il lavoro e gli studi di una vita a favore dell'umanità. Inoltre, nella pagina precedente alla rappresentazione del diavolo, troviamo una rappresentazione del regno dei cieli, come se dicessi che nell'eterna lotta tra il bene e il male, il frate avesse riuscito a liberarsi dai propri peccati.